Cominciamo il tempo di Avvento. Generalmente noi consideriamo l'Avvento come il tempo di preparazione al Natale. Non è proprio preciso. Oggettivamente sono 4 domeniche che ci preparano al Natale. Ma se noi stiamo attenti nel tempo di Avvento, solo gli ultimi 8 giorni, quelli che vengono chiamate le ferie maggiori dell'Avvento, sono orientati al Natale. Tutto il resto dell'Avvento è un tempo in cui la Chiesa insegna ai cristiani la virtù della vigilante attesa. Un'attesa vigilante per cogliere la presenza di Gesù. Non si tratta di aspettare il ritorno di Gesù, anche perché Gesù non se n'è andato. Nel Vangelo di Matteo, Gesù dice: "Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo". La sua presenza è solo cambiata ed è in un modo tale che non è immediatamente percepibile. Allora, se noi ci educhiamo all'attesa vigilante, riusciamo a cogliere i segni della sua presenza. Nel libro dell'Apocalisse il Signore dice di se stesso: "Ecco, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente". Ecco, il futuro di Dio e la sua eterna venienza. Da questa domenica noi cominciamo a leggere il Vangelo di Marco, ma non dal primo versetto, dal primo capitolo. Stiamo addirittura verso la fine del Vangelo. Siamo al 13° capitolo ed è l'ultimo brano di quello che viene chiamato il discorso escatologico di Gesù. Gesù era stato nel Tempio di Gerusalemme e lì, uscendo davanti all'ammirazione che i discepoli avevano manifestato davanti a quella bellissima costruzione, Gesù aveva annunziato la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Erano poi saliti sul Monte degli Ulivi, più o meno in questa posizione da cui è fatta la foto che sta alle mie spalle, e avevano davanti la grande costruzione del Tempio. Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea si avvicinano a Gesù e gli chiedono: "Maestro, quando accadrà questo e qual è il segno che tutto ciò sta per compiersi?" E questo permette a Gesù di fare un discorso, viene detto appunto escatologico, circa le ultime cose. Da questo discorso è preso il Vangelo di questa domenica. Dal Vangelo di Marco: "Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque. Voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate." Alla domanda di conoscere quando e come avverrà la fine, Gesù risponde spostando l'attenzione dalla fine a il fine. È come se dicesse a ciascuno di noi: "Tu ti preoccupi più della tua fine o del fine della tua vita?" Perché tutto ciò che esiste, prima o poi, finirà. Ma la vita dell'uomo non è come la vita di un fiore, di un albero. Non nasce, cresce e muore. La vita dell'uomo ha un fine. E il fine della vita dell'uomo è lo stare sempre con Dio, l'essere in comunione piena con Dio. D'altra parte,
Se Dio è venuto a farsi uomo, è normale che il fine dell'uomo sia essere con Dio. E Lui viene anche oggi, anche in questo tempo segnato dalla paura, dalla morte, per la pandemia. Gli stessi discepoli che ascoltavano Gesù, di lì a poco, dopo qualche giorno, avrebbero fatto la triste esperienza del crollo di tutto con la morte del Signore. Perché per quella morte drammatica sarebbe finito il loro mondo, sarebbero crollati i loro sogni. Un fallimento a tutti i livelli. Eppure, proprio quel momento di buio, anche a livello fisico, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Quel momento di buio sarà un momento rivelativo. Dice San Marco, il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo, è dall'alto che si apre il velo, non dal basso. Non è un uomo che lo apre, è Dio che lo apre. Il centurione che si trovava di fronte a lui, vedendolo morire in quel modo, disse, davvero costui era figlio di Dio. Un pagano vede Dio in quel momento di buio. Allora questo discorso di Gesù assomiglia un po' a un testamento. È lui l'uomo che partendo lascia la sua casa, cioè la comunità dei discepoli, e dando il potere ai servi, il potere del servizio, prendendosi cura gli uni degli altri, si regna, come ha fatto Gesù. Andando via, ha ordinato al portiere di vegliare. Il portiere è colui che ha il compito di aprire e chiudere. Colui che ha il compito di far entrare o di lasciare fuori. Il potere rappresenta la nostra coscienza. E Gesù ci dice che la nostra coscienza deve vegliare per discernere cosa fare entrare in noi e cosa lasciare fuori, cosa viene da Lui e cosa è del mondo. Il potere del servizio ci richiama poi dopo l'arte del custodire. Sono io il custode di mio fratello, potremmo tradurre volgendo al positivo la domanda di Caino. Sono io il custode di mio fratello. Per cui questo essere custodi del fratello diventa anche un richiamo continuo al nostro fine. Il fine della mia vita è vivere per Dio servendo i fratelli. Lui c'è se siamo vigilanti, lo incontriamo. Gesù ci insegna a guardare il tempo e a vedere ogni momento come pienezza di tempo. Ogni tempo che passa, Cronos, è anche abitato da Dio. Può diventare Kairos, tempo favorevole, opportunità. Sono i nostri occhi che possono riconoscerlo, anche nel buio più cupo, alla sera, a mezzanotte, al canto del gallo o al mattino. Si comprende allora il ripetersi in questi pochi versetti dell'imperativo «vegliate». Perché nei momenti più inattesi, anche nel buio, il Signore porta la sua luce. Dice il Salmo 139, se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano, mi afferra la tua destra. Se dico almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte, nemmeno le tenebre per te sono tenebre. E la notte è luminosa come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Dobbiamo aprire gli occhi e vegliare. Vegliate, ma non come chi ha terrore dell'arrivo di un giudice, ma come l'amata del Cantico dei Cantici che veglia attendendo l'amato. Buon avvento a tutti. A partire dalla prima domenica di Avvento,
Nelle nostre assemblee eucaristiche entra in vigore l'utilizzo della nuova traduzione della terza edizione tipica del Messale Romano. Le novità riguardano anche alcune risposte dell'Assemblea rese necessarie per migliorare la traduzione e per una maggior fedeltà al testo biblico e latino. La più significativa riguarda la traduzione della preghiera del Padre Nostro, che per esigenze pastorali la Conferenza Episcopale Italiana ha modificato così l'espressione «come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non induci in tentazione» in «come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione». Facendo un passo indietro, nella prima formula dell'atto penitenziale, tenendo presente che l'assemblea è composta da uomini e donne, la preghiera è stata così modificata. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle. E, continuando, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Un'altra novità si trova nella triplice invocazione dell'atto penitenziale. All'espressione Signore pietà e Cristo pietà si è preferito utilizzare Kyrie eleison e Christe eleison, recuperando così anche nell'espressione parlata l'antico uso della liturgia romana che nell'uso più recente era rimasto soltanto nella forma in canto. Una modifica riguarda anche l'inno Gloria. La frase «e pace in terra agli uomini di buona volontà» per una maggior fedeltà al testo greco è stata tradotta in «e pace in terra agli uomini amati dal Signore». Infine, nei riti di comunione, per tradurre fedelmente il testo latino e per riconsegnare alla liturgia la citazione del libro dell'Apocalisse, significativo sarà l'impatto con l'invito del sacerdote prima della comunione, modificando così l'espressione attualmente in uso. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.